Sabato sera per futili motivi c'è stata una rissa tra migranti nell'area della stazione a Isernia. È intervenuta la municipale con il supporto dei carabinieri. Diverse le persone contuse che però all'arrivo del 118 hanno rifiutato le cure, probabilmente per evitare guai maggiori con la giustizia. L'indomani però una delle persone coinvolte nella rissa, anche se il rapporto tra causa ed effetto è tutto da dimostrare, ha avvertito un malore all'interno di un'abitazione del centro storico. L'ambulanza lo ha prelevato portandolo al pronto soccorso del Veneziale, dove i medici, sospettando una emorragia interna, ne hanno disposto il trasferimento in Neuromed. A Pozzilli i sanitari hanno confermato tale diagnosi, emorragia cerebrale compatibile con le percosse. Attualmente il migrante, un egiziano di 18 anni, è ricoverato in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva. Le indagini per accertare quanto accaduto sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Isernia, che attraverso testimonianze ed immagini acquisite dovranno ricostruire le circostanze che hanno portato al ricovero del migrante.